Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato agli animali domestici. Oggi vi parlerò del volpino di Pomerania, una razza di cane toy che ha una storia affascinante e delle caratteristiche uniche. Se vi piacciono i cani e volete scoprire di più su di loro, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like al video. Il volpino di Pomerania, Spitz tedesco nano, prende il nome della regione europea della Pomerania, compresa tra la Germania e la Polonia. Si tratta di un cane di piccola taglia, dal mantello folto, la faccia adorabile, le orecchie dritte, la coda pelosa e le zampe agili. Il suo aspetto ricorda quello di una volpe, da cui il nome volpino. Questa razza ha origini molto antiche, essendo discendente degli Spitz, i progenitori della gran parte delle razze canine esistenti. Gli Spitz erano cani di sentinella usati per proteggere le case e i greggi dagli intrusi. Il volpino di Pomerania invece ha avuto un ruolo più da cane da compagnia grazie alla sua simpatia, lealtà e intelligenza. Il volpino di Pomerania è diventato famoso nel 1800 quando la regina Vittoria d'Inghilterra si innamorò di questa razza durante una visita a Firenze. La regina portò con sé diversi esemplari di volpino di Pomerania che allevò selettivamente per renderli più piccoli e più belli. Da allora il volpino di Pomerania è stato apprezzato da molte famiglie aristocratiche, artisti e personaggi famosi come Mozart, Chopin, Michelangelo, Newton e persino Elvis Presley. Oggi il volpino di Pomerania è una delle razze più popolari al mondo, sia per i concorsi di bellezza che per la vita domestica. Il volpino di Pomerania ha molti pro e anche dei contro. Tra i pro possiamo citare la sua bellezza, la sua vivacità, il suo affetto, la sua adattabilità e la sua facilità di cura. Tra i contro invece possiamo menzionare la sua tendenza ad abbaiare, la sua possessività, la sua gelosia, la sua testardaggine e alle volte una fragilità potrebbe avere a livello di salute. Se volete avere un volpino di Pomerania dovete essere pronti a dedicargli molto tempo, attenzione e amore, ma con alcune regole. Perché dovete educarlo con dolcezza ma con fermezza per evitare che diventi troppo viziato e alle volte insicuro o aggressivo. Può anche soffrire di ansia da separazione se viene viziato troppo. Dovete inoltre spazzolarlo regolarmente per mantenere il suo pelo lucido e sano. Il volpino di Pomerania è un cane ideale per chi cerca un compagno fedele, allegro e intelligente che possa stare bene sia in appartamento che all'aperto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto conoscere meglio il volpino di Pomerania. Se avete delle domande o dei commenti, scriveteli qui sotto e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Woof woof!